Ciao a tutti, buongiorno a tutti, scusate lo stato, ma mi sto preparando. Sto coso è storto, tanto per cambiare. Mi sto preparando e quindi ho detto, ma perché no? Accendo la telecamera. Allora, sto andando a fare un controllo dei miei 3 miliardi di controlli che devo fare in questo periodo. Dopodiché, allora per settembre ho solo questo controllo, dopodiché l'altro ce l'avrò a ottobre, infatti dovrei in teoria, se tutto va bene, facendo corna, questi sono capelli nuovi, sto perdendo un botto di capelli, un botto di capelli e sto mettendo i capelli nuovi, spero perché altrimenti rimarrò calva. Il volume si è ridotto tantissimo, d'altronde questo è il periodo in cui perdo i capelli per via del cambio di stagione. Dicevo, in teoria a ottobre, se tutto va bene facendo corna, dovrei scendere in Sicilia. Dopo 3 anni, quindi in teoria a settembre, dovrei scendere in Sicilia la seconda settimana di settembre. Una settimana dovrei stare, 10 giorni massimo. Quindi ancora non lo so, però dipende. Voi direte, ma non ti manca il ma? No, no, perché io non so nuotare. Lo so, per una siciliana è assurdo dirlo, ma è così. Io non so nuotare e quindi non mi piace il mare, non mi piace stare al sole, non mi piace, non mi piace. Io sono felicissima così, senza andare al mare. Allora, sto facendo prima di. Sto facendo la skincare. Ho aggiornamenti sulla mia skincare. Ho aggiornamenti sulla mia skincare. Allora, questo è il Glow Vitamin Glow di CN. Questo non lo trovate perché l'ho preso l'anno scorso. È una roba di. Sì, l'anno scorso. Fa parte delle mie scorte. Questo è una mist a base bifasica, cioè la fase oleosa con l'olio di acerola e la fase acquosa con la vitamina C. È bello perché allora ho ricominciato a usare la vitamina C con molta attenzione perché ovviamente dovete usare sempre la protezione solare. Allora, ho novità sulla mia skincare perché ho quasi finito la crema giorno che sto utilizzando e quindi devo andare a scegliere una crema giorno. Ho visto che siccome mi interessa attualmente di reintrodurre il principio attivo dell'argillina che è il peptide 8, ho visto che al DM c'è una crema che non costa tanto. Perché? Allora, vi faccio ridere. Giorno quando sono andata da IKEA, che tra l'altro ci devo tornare oggi pomeriggio, ma lasciamo perdere perché oggi pomeriggio c'era c'è il tizio degli elettrodomestici che non c'era venerdì, quindi dobbiamo ritornare oggi pomeriggio. È un parto sta cucina, vabbè. Quindi che cosa ho fatto? Sono andata da Sephora a comprare il correttore. E tra i campioncini, sapete che vi danno alla cassa i campioncini, mi hanno dato, vabbè, profumi che si è presa mia mamma perché io non uso profumo. La gente trova strana questa cosa quando la dico, però, raga, io non uso profumi. Lo so che è strano, ma li detesto, non mi piacciono, non mi ci trovo. È un pelo. Quindi non, mi fanno venire nausea, quindi non uso profumi. Alla cassa mi hanno dato un campioncino di una crema della Dior. Allora, sapete che io non sto tanto attenta alla marca, raramente compro skincare o make-up di lusso. Avete visto, ho speso 30 euro e già mi sentivo in colpissima perché ho speso 30 euro per un correttore, però il correttore di base mi dura 2-3 mesi, quindi in teoria, vabbè. Però mi hanno dato questo campioncino. Allora, raramente io apro i campioncini delle creme di lusso perché non, ve l'ho detto, io non sto molto attenta al brand. Però
Però questa l'ho voluta provare sia perché avevo finito la mia crema giorno, infatti oggi ne metterò un'altra, sia perché ero curiosa. Raga, me ne sono innamorata. Era Capture Total di Dior. Scusate, è partita la sveglia e si è interrotto la registrazione. Dicevo, è bellissima, stupenda, meravigliosa. L'odore, oddio, l'odore ci può anche stare, ma gli ingredienti, la setosità. Ma 114 euro per 30 ml di crema? No. Quindi rimarrà una bellissima crema che ce n'è ancora qualche goccia. Rimarrà una bellissima crema, ma anche no. Perché ok, va bene tutto, ma raga, è bellissima. Tra l'altro è una formulazione in tipo gel, non è una formulazione pesante, è una crema molto bella, molto idratante. Però raga, costa 114 euro, quindi anche no. Anche perché raga, indubbiamente i prodotti c'è anche l'equivalenza senza spendere tutta questa cifra, raga. Ci sono anche prodotti buoni con buoni ingredienti senza spendere tutta questa cifra. Perché francamente, no. Ma non perché fondamentalmente non è che perché dici non me lo posso permettere, ma non li spendo 114 euro per una crema, anche perché raga io uso una crema ogni 15 giorni. Cioè io quello che è contorno occhi e crema, il siero un po' meno, ma contorno occhi e crema raga io me li bevo, quindi contate che è quella della Q&A che ho comprato mese scorso, no, quando è stato? A luglio, fine luglio, l'ho messa in uso i primi di agosto, mi è già finita. Quindi anche perché io ne metto un bel po', ne metto un bel po'. Ok, allora sto utilizzando, l'ho aperta ieri sera, questa H2O di Skinius. Questa è un'altra crema da farmacia. Sì, nel senso. Questa è idratante, energizzante anti-age. Contiene vitamina C, vabbè, il solito acido ialuronico, l'acqua micronizzata, insomma. Sono buone creme, raga, però costano, cioè 40, 50, 60 euro. Sinceramente no. Quindi, vi dicevo, ho visto che al DM ce n'è una della Lab Care a base di argirellina. L'argirellina è il peptide 8, che è un ottimo prodotto per distendere le microrughe. È il cosiddetto Botox vegetale. Non è Botox in realtà, ragazzi, attenzione. È il cosiddetto Botox vegetale. L'ho usata io l'argirellina, l'ho usata per tanto tempo. La usavo in siero però. E avevo buoni risultati, quindi oggi, visto che devo passare, devo fare la visita vicino al DM, passo e vedo se ce l'hanno, perché ho visto che ce l'ha il sito e non costa una follia, perché Lab Care è una ditta italiana. Ok, allora, finita la skincare. Ah, questa non metto la protezione solare perché questa crema ha protezione solare, quindi scusate, ho problemi con la lente a contatto. Vabbè, un attimo. Rieccomi. Oggi questo video è tutto pieno di tagli, però invece di star lì a farvi vedere che ravanavo nell'occhio per mettere dritta la lente a contatto, ho detto vabbè, stacco. Quindi, oggi mettiamo in uso il Tarte. Allora, ho guardato qualche recensione. Ho visto che alcuni
Dicono che è molto piallante all'inizio, ma che poi si sedimenta nelle pieghe. Speriamo di no, perché io ho visto questo effetto piallante. Niente, ragazzi, sta lente a contatto oggi ha deciso che non deve stare dritta, si continua a girare, ma pazienza. Dicevo, spero che non sia così, perché francamente ho speso 29 euro e non vorrei. Prima faccio color correction. Questo è quello di Sephora. È un correttore aranciato che mi aiuta a usare meno prodotto, perché ho visto che meno prodotto si usa, meno si sedimenta, quindi ne vorrei usare poco. Allora, quando devo usare poco mascara, faccio color correction. Cos'è color correction? L'arancione va a smorzare il colore delle occhiaie. Come vedete, vedete la differenza? L'arancio smorza il colore delle occhiaie che io uso anche sopra, perché come vedete io ho l'occhiaia anche sopra. Allora, facendo molta attenzione a non sbordare troppo, perché altrimenti poi si vede l'arancio. Questo qua di Sephora è molto bello, molto leggero, però purtroppo non è per niente coprente ed è uno dei motivi per cui io lo uso solo per fare color correction. Vedete la differenza? Questo io lo uso solo per fare color correction perché è troppo leggero, questo non copre niente, zero. Questa lente ha deciso che oggi gira così. Dopo un po' in realtà poi si assestano. Allora, ecco qua, questo è il Tarte Shape Creamy, quindi quello. Dunque, io cosa ho fatto da Sephora? Io quando acquisto un correttore di lusso, quindi un correttore che costa tanti soldi, l'ho fatto con quello di Heisenberg, l'ho fatto con quello di Dior quando l'ho acquistato, io tolgo il correttore mio che ho e lo provo. E provo il correttore lì in store, perché comunque sto spendendo parecchi soldi e non voglio. Ok, mamma mia, che cicciottone! Un punto, un punto, un punto e un punto. E vediamo sfumando come va. Allora, il colore va bene. Perché avendo fatto color correction, la parte sopra io la metto più chiara, quindi illuminante. Allora, lo distribuisco col dito e lo lascio agire qualche secondo, di modo che aumenta la coprenza. Si asciuga un po' la formula e aumenta la coprenza. Io faccio sempre così, anche con quello di Uda facevo così, che però non aumentava la coprenza manco così, quindi aspetto qualche secondo, non lo sfumo bene e attendo prima di sfumarlo con la blender, lascio lì ad asciugare qualche secondo. Nel frattempo mi metto questo. È buonissimo, raga. È quello di Primark Watermelon. Questo è un lip oil, però. Quindi non è un gloss, non è appiccicoso, è oleoso, serve per mantenere le labbra idratate. Ok, e ora sfumo. Questa blender è quella di piccolina di sempre di Primark. Come vedete, asciugando si aumenta la coprenza. Allora, questo leggermente ossida, quindi si scurisce leggermente quando poi lo applicate.
Allora, non sento la necessità di fissarlo. Il problema qual è? Che io non fisso mai il correttore. È un altro dei motivi per cui purtroppo mi si infila nelle pieghe. Io il correttore non lo fisso. Perché? Perché ho contornocchi secco e se metto anche un velissimo sottile di cipria che è invisibile, mi fa l'effetto elefante. Perché avendo il contornocchi secco e segnato, da tutte queste rughette, vedete le rughette qua? Allora, mi è stato suggerito di fare il Botox, proprio il botulino. Io ho il terrore del botulino, quindi io mi limiterò a fare un po' di ialuronico prima di Natale, vediamo. L'acido ialuronico in iniezioni, eh. Io ho il terrore del botulino, raga. Anche perché io sono una esagerata. Che comincia con una cosa e poi si fissa, si. Quindi no, non voglio nemmeno iniziare. Anche perché poi devi farlo ogni 6 mesi, diventi. Invece l'acido ialuronico è assolutamente naturale. Ok. Un po' entra nelle pieghe, ne metto un cincinino. Un altro cincinino perché l'ombra dell'occhiaia continua a vedersi, ma come vi ho sempre detto, c'è un compromesso tra il correttore spesso che copre l'occhiaia bene, ma che vi fa un effetto osceno se avete il contorno occhi secco e segnato, e il correttore idratante che è un po' meno coprente. Io preferisco questo, è idratante, un po' meno coprente, però non mi fa l'effetto elefante, che è una cosa che io odio. Ok, ne ho messo un altro pochino, poco, 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 che però. Allora, di questo correttore ne basta veramente poco, veramente, veramente poco. Ok. A posto. Fine. Questo è quello che è. Ora vediamo lo stress test, nel senso che io esco, faccio le mie cose e poi vediamo. Allora, volevo mettere un po' di. Intanto faccio le sopracciglia. Adesso volevo mettere un po' di eyeliner, ma. Allora, io non ho grossi problemi con le sopracciglia, nel senso, ho qualche buchetto, ma perché sono idiota io, perché in un punto ho un buchetto perché ho stirato e non sono più ricresciute, ma io non faccio niente di particolare alle sopracciglia, vedete? Quindi questa matita di Essence, questa qua, la Super Last 24 ore, mi va più che bene perché è long lasting. Ok. Il colore questo è qua. 10 blonde, perché io ho le sopracciglia dello stesso colore dei miei capelli, biondo cenere. Qua dietro c'è il pennellino. Ok, fine. Io questo faccio. Bene, adesso metto un po' di blush e poi mi applico a mettere l'eyeliner, ma devo interrompere perché non ce la faccio a mettere l'eyeliner. Non ce la faccio proprio a mettere l'eyeliner. Uno, due, tre. Questo qua è quello in acqua di Essence, raga, è meraviglioso questo blush. Io lo uso anche come. Parte che è modulabile, quindi non è troppo esagerato come colore, quindi lo potete dosare come volete.
Comunque è molto bello questo correttore, ragazzi. Molto, molto, molto bello, devo dire. Io spero che non si sedimenti troppo nelle pieghe, perché il colore è veramente favoloso. Il colore, la consistenza è veramente favolosa. La copranza anche va benissimo. Quindi spero che non si sedimenti nelle pieghe, però se dovesse succedere, come tutti gli altri, pazienza, sta lì nelle pieghe. Bene. Bene, allora ci vediamo dopo, così vi faccio lo stress test e vi faccio vedere se passo al DM cosa ho trovato. Rieccomi, sono tornata. Allora, sono tornata adesso, sono passata al DM, sono andata a fare la mia visita, non ho ancora i risultati perché ovviamente hanno fatto un prelievo, quindi devo aspettare. Sono tornata adesso e non so se riuscite a vedere, questa è la situazione del correttore, quello di Tarte, quello che ho provato. Allora, se vedete, in effetti la zona risulta un po' segnata, però la copertura è buona, perché sono 12:30, l'ho messo alle 8:30, quindi 4 ore e ancora è abbastanza coperto. Allora, c'è di meglio come diciamo comfort, quindi con prodotto che non segna la zona? Sì, c'è assolutamente di meglio. Come copertura? No. Perché, per esempio, uno dei miei preferiti, che è questo qui, che non segna, non si infila troppo nelle pieghe, è fantastico, però dura da Natale a Santo Stefano. Dopo un po', dopo 3 o 4 ore, la copertura è andata già a farsi benedire. Invece questo dura molto di più. Segna un po' la zona, pazienza, nel senso, uno lo rinfresca. Ora tra un po' devo uscire di nuovo, uno lo rinfresca, lo rinfrescherò un pochino, metterò un altro po' di correttore e va bene, nel senso, segna un po', fa un po' di segni, vedete? Un po' si infila nelle pieghe, però pazienza, raga, a me interessa che mi duri la copertura a sufficienza. Rispetto agli altri correttori che sto provando, questo è la Y con lo Skin Doll, è stupendo, però a parte che è ancora troppo chiaro, quindi lo utilizzerò quest'inverno, però raga, secca tantissimo la zona. Il Camouflage Matte di Essence, che è pure buono, dura tantissimo, però segna e secca da morire. Scusate i cani. E questo qua, l'IRL Filter Finish di Make Up Revolution è molto buono, stessa storia, secca e segna. Quindi attualmente i migliori sono questi due, raga. Man mano che cambia la pelle, ovviamente si hanno esigenze diverse. Un'altra cosa, il correttore, l'eyeliner di Sephora, scusate, l'eyeliner di Sephora è andato un po' via la codina, però regge abbastanza bene, quindi promosso anche questo. Sicuramente non è fantastico come l'Epic Ink Liner di NYX, ma quello costa una fucilata e quindi evito. Vi faccio vedere cosa ho preso al DM velocemente. Velocissimamente, anzi. Allora, ho preso il magnesio supremo, raga, questo magnesio costa un botto, sono quanti grammi, vediamo un po', come vi dico, 150 grammi, ovviamente con 150 grammi ci fate due mesi più o meno, perché un cucchiaino al giorno costa 20 euro, questo è il magnesio supremo donna. Perché donna? Perché contiene acido folico, contiene altri nutrienti che sono utili per la salute delle ossa, quindi questo, 20 euro. Questo è magnesio supremo. Ce ne sono che costano meno, però non sono buoni ed efficaci come questo, e soprattutto di sapore, perché questo sa di frutti di bosco. Poi cosa ho preso? Vabbè, maschere piedi. 1,99 euro, queste costavano poco, sono buone, le ho già provate, mi ci sono trovata bene. Io faccio tutta l'estate la maschera piedi, ne faccio una a settimana, perché? Perché ho i piedi secchi per le scarpe aperte. Poi cosa ho preso? Una crema corpo, perché ho finito il burro corpo, quello alla banana, che avevo comprato il mese scorso. Io le creme corpo, le creme viso me le bevo, raga, quindi
Poi cosa ho preso? Vabbè, questo, allora, questo 20 euro, questo è costato 3 euro. Aspettate che c'ho lo scontrino. Il burro corpo è costato... Aspettate un attimo che lo devo trovare. Cavoli. Oh, è incredibile, non riesco a trovare il... Aspetta, €1,79. 1,79. Questo è un buon profumo, tipo Monoi, qualsiasi roba io. Poi, cosa ho preso? Ho preso, vabbè, un mollettone. Questo è costato 5,95, un mollettone per i capelli perché... Li tengo sempre legati e penso che li terrò legati anche in inverno. E poi ho preso un fermaglio. Quando esco, magari sono un po' più carini, mi metto una cosa così qua sopra, così li tengo fermi. È anche un po' carino questo. Perché uscire col mollettone non è che mi piace moltissimo. Poi cosa ho preso? Il mascara della Lash Princess della Essence, perché il mascara quello che avevo preso di Douglas, raga, waterproof un par de palle, perché me lo trovo tutto sotto, tutto a pezzettini, quindi bah, no. Ho preso il Lash Princess. Il Lash Princess costa... Lash Princess costa 4,19 euro. E vabbè, poi ho preso il primer, sempre della Essence. Questo costa 3 euro, 2,99 euro. Mi ci sono trovata bene con questo. Questo è bianco. Quindi lo passate e poi mettete sopra il mascara. Questo vi fa tipo delle ciglia pazzesche. Lo usavo quando... Ora che ho ricominciato a mettere il mascara, perché ho notato che non mi fa più l'effetto della... non mi fa più venire la blefarite. Prima metto questo e poi metto questo. Io ho ciglia cortissime, sfigatissime, purtroppo, ragazzi. L'ultima cosa, sono andata a prendere, come vi avevo detto, i due prodotti a base di peptidi. Perché? Ricomincio con l'arrivo della nuova stagione, quindi autunno e inverno, ricomincio con il Botox Like. Cos'è? L'argirellina è praticamente quel prodotto che fa effetto Botox. Ragà, non è che fa effetto Botox davvero, nel senso, un po' rimpolpa, un po' aiuta a riempire e a minimizzare le rughe d'espressione, che per me sono queste qui e queste qui che sono la mia disperazione. Fa anche un po' un effetto rimpolpante. I prodotti, a parte The Ordinary, però per prendere The Ordinary io dovrei andare a Bergamo, non c'ho mia voglia. Quindi cosa ho preso? Della Lab Care, che è una ditta italiana che produce prodotti per il viso, per la skin care, con buonissimi ingredienti. Tra parentesi, ho preso la crema concentrata Botox Complex Levigante Ridensificante. Questa è allora con acido ialuronico a basso, medio, alto peso molecolare, argirellina, il Botox Like, appunto. Poi contiene, vabbè, contiene olio di mandorle, burro di karité, burro di mango. Insomma, contiene una serie di cose. Questa è costata 16 euro. Aspettate, ve lo dico, 16,90 euro. Raga, è diciamo un medio costo, non è bassissimo, non è nemmeno altissimo. Io le creme me le bevo. Come vi ho detto, io compro due creme al mese perché un barattolino di crema da 50 ml mi dura 15 giorni. Perché io uso tantissime creme. Quello della Q&A l'ho finito ieri, l'altro ieri. Infatti sto andando avanti a campioncini. Così, raga, io le cose le finisco. In più, sempre della Lab Care, ho preso... Aspettate che mi è cascata una cosa. Allora, sempre della Lab Care, ho preso la miscela peptica, il siero avanzato, sempre con argirellina, con niacinamide, peptide 15, peptide 9, peptide 1, peptide 3, poi contiene la niacinamide e l'acido ialuronico.
Raga, io con il cambio di stagione comincio a... Vedete i cani alle mie spalle? Più che altro li sentite, penso. Fanno... con la bella stagione, con l'arrivo della bella stagione, della brutta stagione, non della bella, la bella se ne sta andando. Con l'arrivo della brutta stagione, quindi autunno e inverno, io comincio con boost di peptidi. In più, la vitamina C. Sempre alla fine dell'estate io comincio con la vitamina C perché la vitamina C aiuta a minimizzare le macchie, aiuta a minimizzare le macchie. L'estate ci lascia le macchie in viso, è automatico, anche se usate la protezione solare. Perché? Perché purtroppo dopo una certa età le macchie di melanina si presentano sulle mani, io ce le ho sulle mani, non so se vedete. Ne ho qualcuna sulle mani, quindi io cosa faccio? Vitamina C, vitamina C, vitamina C. Solo al mattino però, perché io la sera faccio la routine con il retinolo. Quindi se io uso il retinolo, la vitamina C la riservo al mattino, perché la combinazione di due prodotti, a meno che non siano formulati nella stessa crema o nello stesso siero, per cui sono bilanciati, perché esistono anche i prodotti vitamina C e retinolo, io non li mischio, perché la vitamina C è di fatto una sostanza acida, quindi va a irritare comunque la pelle, leggermente, fa un leggero peeling. Idem il retinolo, quindi io non li unisco insieme mai. Io al mattino uso la vitamina C, quindi faccio la routine con la vitamina C e i peptidi. La sera faccio la routine con la vitamina C, con i peptidi al retinolo. Ecco, così vi... Però, per la combinazione dei prodotti, vorrei farvi un video a parte, così vi so dare maggiori informazioni. Adesso vado a pranzo, poi devo uscire di nuovo. Vi saluto e vi ringrazio, al prossimo video. Ciao!